Sì. Allora, buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Questa riunione l'abbiamo decisa con Mario perché inizialmente voleva essere diciamo, un'illustrazione del comunicato che abbiamo fatto questa salita di questa settimana, il 25, e può dare un po' l'informazione sullo stato delle cose e di quello che sta avvenendo. È un comunicato che ci ha avuto qualche reazione negativa, ma non, forse perché non è stato compreso, ma non, quindi adesso speriamo di spiegare, no, quali sono le proposte e le cose che pensavamo di fare. Comunque io non credo che dobbiamo dimostrare a nessuno, no, l'impegno che tutti i sindacati e anche noi stiamo mettendo su questa cosa, sul problema del precariato. Noi stavamo facendo con Ippolito e Mario tipo una raccolta e abbiamo rivisto tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, a partire dal 2011. Il primo convegno che abbiamo fatto a Lauro Marconi, ieri, oggi e domani, è precariato, punto interrogativo. Quindi è una cosa che non c'è niente di strano, perché questo qui è il compito del sindacato, difendere soprattutto il personale più debole, senza nessuna strumentalizzazione. E quindi non è che la posizione del sindacato, almeno rimano per quanto riguarda la UIL, viene presa o modificata perché qualcuno scrive, no? Non condivide, ci sono gli organi statutari del sindacato, il sindacato stabilisce la linea, e se poi chi non la condivide è libero di mettersi dal sindacato se è iscritto, ma non può essere che il sindacato assuma una posizione sulla base di pressione, c'è una visione complessiva del sindacato e quindi porta avanti queste cose con convinzione, anche da soli. Quindi la cosa che ci teniamo a dire e a tranquillizzare il personale precario, che il sindacato non lo abbandona, indipendentemente se sono iscritto al sindacato o non lo sono. È un problema dell'ente, è un problema del paese, è un problema poi alla fine di tutto, è un problema umano, no? Dove noi abbiamo sempre messo al primo posto. Quindi su questa storia qui del comunicato, quindi facciamo il punto della situazione rispetto a tutta questa vicenda. Senza, no, abbiamo tolto con Paolo un sacco di tabelle per non annoiarvi con le tabelle, perché ormai tante cose sono conosciute, e quindi andiamo a vedere quali sono, no, le cose più urgenti e in prospettiva quello che dobbiamo fare. E quello che abbiamo sempre detto all'ente, ma già da prima dell'estate, da quando è cominciato a circolare questo decreto Madia, e considerate che il sindacato, da quando è arrivato Renzi, diciamo grosso modo, che voleva assaltare tutti, ha cercato di assaltare anche il sindacato, no? Con la differenza che a livello politico voleva assaltare individualmente, e forse l'ha fatto, le persone fisiche. Di qua invece vuole assaltare un'organizzazione, quindi non un singolo sindacalista, cosa che non c'è riuscito. I decreti Madia, una cosa nuova che hanno riportato all'interno, hanno invertito la tendenza che c'era di non considerare il sindacato un soggetto, no, e un interlocutore valido. Tant'è che il decreto 218, no, ha rivisto e ha ridato un ruolo al sindacato, cosa che dentro gli enti, in particolare anche dentro il CNR, ancora non è stato recepito, e quindi dobbiamo farlo recepire. E badate bene, se qualcuno ha memoria e ha seguito tutte le evoluzioni dei decreti Madia, il primo decreto 218 era uscito dove che doveva semplificare le attività degli enti di ricerca, ma noi ci avevamo avuto 450 esuberi, significava non che dovevamo assumere i 1000 precari, ma dovevamo mandare a casa 450, oppure mettere in mobilità, perché l'indicatore di ente era nella prima bozza del 218, faceva riferimento solo al FOE. Quando è uscito, no, è stato modificato, e non per grazia ricevuta, qualcuno è intervenuto. Oggi possiamo parlare di stabilizzazioni, quindi non ci sono più, no? E quando è uscito anche il decreto 75, quello delle stabilizzazioni, da febbraio a maggio, finché non è stato deliberato dal Consiglio, e poi tutti parecchie cose sono cambiate che non erano. E dal 22 giugno ad oggi, no, dopo che sta uscendo la circolare, qualcosa ancora si sta cambiando, perché l'intervento del sindacato lo è presente, c'è un ruolo, no, che viene riconosciuto dalla controparte, cosa che dovremmo riuscire, che ancora non ce l'abbiamo, non solo al CNR,
in altri enti, addirittura all'INFN il presidente ha detto che lui stabilizza solo tecnici amministrativi, sono un'ottantina, col comma 1 poi ricercatori tecnologici non esistono, del comma 1 e del comma 2, quindi è chiuso lui, quindi non vuole assegnisti sul coso, tutte le varie situazioni. Un'altra cosa, anche il discorso degli assegnisti, ma quanto era il problema grosso degli assegnisti? Io mi sono fatto un sacco di nemici, perché dall'inizio ho detto che gli assegnisti non erano sul comma 1, e sono convinto che non stanno nel comma 1, ma sono altrettanto convinto che stanno nel comma 2, e ci siamo dati da fare per questa situazione qui. Sulla legge ancora non c'è, il CNR però ha recepito, perché sul piano di triennale ha messo, anche senza citarli, ha chiamato i flessibili come dice la legge, ma dentro ci stanno anche il numero degli assegnisti. Adesso stiamo facendo in modo che la circolare che esce chiarisce che per gli enti di ricerca gli assegni sono flessibili, quindi è tutto un percorso, no? E i lavori che si stanno facendo, e quindi bisogna vedere, no? Quindi siamo, no? Rispetto a questo abbastanza, no? Cioè tranquilli, nel senso di dire tutte le cose che dobbiamo fare, che dobbiamo essere, le stiamo cercando di fare, con l'obiettivo di non mandare a casa nessuno, no? Con tutte le difficoltà che vedremo di rinnovi mensili, a part time, i concorsi che abbiamo visto, quello che se, con come funzionano questi concorsi qui, quindi tutta una serie di questioni. Allora entriamo subito nel merito, in modo che abbiamo, no? Allora, questa è l'assemblea di oggi, è il piano di fabbisogno di situazione precariale. E non significa che noi ci stiamo dimenticando del resto del personale, perché i problemi ce ne abbiamo tanti. Ci abbiamo il problema del precariato, ci abbiamo il problema del personale di ruolo, del salario accessorio, che hanno i contratti, non solo il contratto di lavoro dove parlano tutti i giornali, che è bloccato dal 2009, ma ci abbiamo anche i contratti interni, quelli sul salario accessorio, sulle professioni, sono tutta una serie di questioni che non stanno andando avanti. Tant'è che unitariamente abbiamo detto no a questo genere di conduzione dell'ente, perché non può essere, e è la prima volta che al tavolo delle trattative vi è l'esempio, il delegato del presidente e il delegato del direttore generale. In passato venivano i delegati quando non c'era uno dei, ma uno dei due, o il presidente o il direttore generale, c'erano, perché quando c'era una cosa da contrattare, quindi non è che ti informo, ma se devo contrattare una cosa, tu non c'hai la delega, perché non riesci, no, a fare una, dice, devo sentire il presidente. Poi il presidente bisogna vedere come gli riportano le cose, no? Quindi non partecipa alla trattativa, e le difficoltà che ci abbiamo si accumulano, ritardi, su soldi, ci devono pagare l'indennità di responsabilità dal 2011, la produttività dal 2013, no? Mo dice, vabbè, ora ormai ora per allora fanno, tanto devo dare 2.000 euro ai ricercatori di arretrati, beh, che vuoi, intanto via, te ne sei contento, ma deve sapere, devi dare delle cose che non mandano prima, più tutto quello che va bene. Quindi, appunto, dicevo, il sindacato c'è un quadro generale delle questioni e non mette in contrapposizione le situazioni del personale per fare una guerra tra poveri che non paga nessuno, quindi, no, riuscire a trovare un equilibrio su queste situazioni. Allora, l'obiettivo di questo, di tutta questa situazione qui, è il superamento del precariato, che puntualmente ogni 10 anni si ripropone, no? Adesso stiamo facendo la storia dall'84 fino ad oggi, tutte le varie situazioni ci sono state, proprio perché col blocco delle assunzioni non c'è stata una programmazione pluriennale, no? Quindi bisogna sempre intervenire a sanatorie, no? E poi si sta per un certo numero di anni. Quindi quello che stiamo chiedendo, chiudiamo questa parte del precariato, la sanatoria del passato, e poi programmare delle assunzioni, no? Con scadenze triennali. Allora, il primo obiettivo è fare una programmazione triennale, nessuno a casa. Programmazione triennale, questo è importante, perché se noi facciamo un quadro complessivo di tutti gli strumenti che abbiamo, allora se io non passo oggi, perché tutti insieme, 1.000 persone, non riescono a passare, quindi se io non faccio una programmazione, però so che di guarda, non mi tocca adesso, ma la prossima tranche ci sto anch'io, la fibrillazione, no, diminuisce. E poi badate bene che adesso stiamo cercando di trovare qualche ricercatore di quelli bravi, io non so, queste cose noi non ci riusciamo, per vedere, fare un conto, per dire, se io stabilizzo 1.100 tempi determinati, ho altri 1.500 lavori flessibili, se io do un lavoro stabile a più di 2.000 persone, che rimetti in moto tutto, no, la macchina, per dire, ricircolo i soldi, l'economia, no? Uno si può comprare casa, può fare un mutuo, può fare i prestiti, eh? Dio, quanto muove, quanto porta anche come
come... da noi fatto su 2.000 persone, ma fatto su tutto il pubblico impiego, no? C'è un certo numero, e quindi quello per far ripartire l'economia. Anche questo è uno strumento per andare a superare i problemi che ci abbiamo. Quindi, ritornando però dentro da noi, l'importante è riuscire a non mandare nessuno a casa. Questa è una cosa che dobbiamo fare, e noi abbiamo detto, no? Perché ogni mese, quando sappiamo qualcuno che scade, andiamo o da Mariano o da Gabrielli o dal presidente, quando non ci si riesce con i due, all'ultima, dicendogli: guarda, questa fine, sono questi quattro dipendenti che manco conosciamo spesso, no? Perché ci segnalano che scadono. E il presidente dice: ah, ma voi venite col foglietto, no? Io ho detto: guardi, queste non sono marchette. Le marchette sono un'altra cosa. Io, queste qui sono persone che scadono, che non conosciamo e che devono essere rinnovati. Perché? Perché dice solo questo? Perché questi sono quelli che conosciamo. Quindi, se non conosci uno che scade e non te lo comunica, ma lo comunicherà il direttore suo o qualcuno, come fa a rivendicare questa cosa qui? Anzi, scusami, in aggiunta a questo, anzi, noi a volte ci preoccupiamo pure in più rispetto alle questioni, perché andiamo noi negli uffici cercando di capire quali sono i tempi determinati che scadono, che non conosciamo, e poi ci preoccupiamo di farli rinnovare e di preoccuparci ad ascoltare i vari uffici per vedere quali situazioni, chiamando a volte gli istituti. E questo per farvi capire che l'attenzione del precariato per noi in questo momento è importante e fondamentale. A tutti gli strumenti normativi che abbiamo, allora lo diciamo, bisogna utilizzare tutti gli strumenti normativi che abbiamo in possesso, e sono, no? Per trasformare il contratto da precario in contratto a tempo indeterminato, nel rispetto degli indicatori di ente. Quindi adesso noi non ci abbiamo più il vincolo delle piante organiche, il vincolo del turnover. Noi abbiamo un indicatore, come si fa, bisogni devono stare all'interno dell'indicatore di ente, che è l'80%, no? Del rapporto tra le entrate complessive e il costo del personale medio, del costo del personale del triennio. Questo è il vincolo che uno che abbiamo come ente. Quindi c'è il recupero dei posti tagliati, sono gli 8 posti dei collaboratori di amministrazione che ce l'hanno tagliati per le province, e quindi quello è un atto subito, immediato, cioè quegli otto posti dovevano già averli fatti scorrere nella graduatoria dei collaboratori di amministrazione, perché la legge, la 75, lo prevede, e quindi, no, anche la relazione del MEF dice che quei posti non sono più da considerare. Poi c'erano stati tagliati altri 10 posti di operatore tecnico, che non si capisce che fine hanno fatto, e quindi bisognerebbe ritrovarli e riportarli dentro. Poi abbiamo lo strumento dello scorrimento delle graduatorie. Questo è uno scorrimento che esiste, no? E quindi non è che deve scandalizzare una cosa del genere, è un insieme a tutti gli altri, anche con tutte, no? Le riserve sui concorsi che sono stati fatti, che vengono fatti, come vengono gestiti. Però oggi succede le graduatorie, e quindi è uno strumento legittimo lo scorrimento. E se questo è uno strumento che mi aiuta a risolvere e a ridurre il problema del precariato, perché non lo devo fare? Certo, dipende con che criteri li fai. Oh, perché se tu hai dei criteri che non si sa quali sono. E adesso ci arriviamo, infatti, guarda, non è la massima cosa, io vi curate. L'importante noi qual è l'obiettivo guida? Stabilizzare tutti, nessuno a casa. Quello, che strumenti ho? Utilizzo tutti gli strumenti. Questo è uno strumento regolatorio, uno strumento, no, rapido, no? Concorsi riservati. Ci sono i concorsi riservati, anche lì abbiamo visto come sono stati gestiti, due prove scritte e la prova orale, no? I titoli, c'è gente che non è stata manco ammesso, c'è il timbro del non idoneo dopo tanti anni, che è la cosa più umiliante che poteva succedere, cioè nonostante tutte le garanzie, no? Di dire comunque tutti, no? Perché non disturbi nessuno, ma l'idoneità dovrebbero conseguire tutti, che dovrebbe essere... questa è un'esperienza negativa che l'ente non ha saputo gestire. Perché già poi dopo le commissioni le nominate te, quindi dovevi, no, fare in modo, perché quante volte abbiamo detto prima dei concorsi riservati: ah, ma guardate che tu con un profilo non puoi coprire, no, 30 professionalità che c'hai, dei candidati che sono sparsi dappertutto. Io porto sempre l'esempio di Montelibretti, c'era un posto per Terre con due candidati, uno che fa la gestione degli impianti e uno che stava nel laboratorio a fare la fusione dei materiali.
esce il compito sulla fusione dei materiali, quello che fa la gestione degli impianti, ma che c'è scrive? E quindi l'hanno buttato fuori. Non le... Questo per dire tanto per quali sono le situazioni di concorso. Quindi... Ah, li ho fatti tutti i concorsi. Io ho fatto il concorso uno che faceva le punture e scimmie. Cioè, rendetevi conto. Ho capito apposta. Quindi è un'esperienza questa, no? Che ci deve, ce la dobbiamo ricordare adesso sulle prossime situazioni qui. Però anche questo è uno strumento, no? Anche se gestito male, che ti permette di ridurre il precariato. C'è stato il discorso delle categorie protette e questo lo stanno applicando, no? Il tempo determinato che è un disabile può trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. La tenure track, che non viene quasi mai applicata. E poi ci sono i concorsi del turnover, quelli sono quelli che tu c'hai adesso con mano che se ne vanno, e quindi sono tutti strumenti che ti servono per poter trasformare il rapporto del precario da tempo determinato a tempo indeterminato. E poi c'è soprattutto la stabilizzazione. Quindi questa sono tutta una serie di strumenti che abbiamo a disposizione e io dico no, utilizziamoli tutti in modo da arrivare all'obiettivo che abbiamo detto inizialmente. E qui abbiamo sia la 2.18 più la 75 che messi insieme ci danno delle grosse potenzialità. Certo, c'è sempre la volontà dell'ente che deve essere. Le opportunità assunzionali. Allora, reclutamento ordinario. Ci abbiamo le risorse del turnover, con decreto legislativo 218, adesso si calcolano al 100%. Mentre prima c'avevamo tutte le varie riduzioni, al 20, al 50, l'ultima era che i ricercatori si calcolavano al 100 e i tecnici al 20%, adesso le risorse del turnover sono tutte calcolate al 100%. E noi abbiamo 209 posti nel 2017, 78 per il 2018 e 103 per il 2019. In totale sono 390 posti, oltre i concorsi in itinere, perché ancora non sono finiti, e che quindi no, danno un'ulteriore possibilità di ridurre il precariato. Poi abbiamo il reclutamento straordinario. Questa è una bozza della finanziaria, ancora una bozza del 2018, quello che ha fatto denunciare i 1600 ricercatori dell'università, che poi l'università i ricercatori manco ce l'ha perché c'è solo a tempo determinato, significa che se tu ce li metti è come se li facessi diventare già associati. Di questi 1611 ricercatori, che deve essere confermata sulla finanziaria perché ancora siamo in una bozza, di questi 307 sono destinati agli enti pubblici di ricerca. E poi, dentro gli enti pubblici di ricerca, bisogna vedere quanti arrivano al CNR. Però anche questo, no? Fa il totale rispetto a tutto il resto. Poi abbiamo il reclutamento speciale, transitorio 2018-2020, quindi che parte dal 2018. Quindi a prima del 2018 non si può fare. E sono le stabilizzazioni del decreto legislativo 75, il comma 1, 1138 tempi determinati, e noi diciamo che deve essere un automatismo. Il comma 2, 1496 contratti flessibili, e noi diciamo sono i concorsi riservati. E qui diciamo concorsi riservati perché non li fai per titolo e colloquio, cioè elimini il discorso delle prove scritte, quello che l'altra volta ci ha ingessato tutto, ha creato una fibrillazione tra il personale e ha creato tutti questi problemi. Quindi dice perché non fai titolo e colloquio? Se tu mi fai le stabilizzazioni, poi vedremo, dei 1138 tempi determinati, che hanno fatto un concorso a tempo determinato per titolo e colloquio, non si capisce perché tu adesso non puoi fare il concorso, no, riservato per titolo e colloquio, oppure per solo titolo, per solo colloquio, non è... comunque eliminare le prove scritte, perché se no veramente non se ne esce. E quindi queste sono tutte le opportunità assunzionali che abbiamo e che devono essere utilizzate tutte. Quindi l'impegno nostro è di costringere l'ente, di costringere il presidente del CNR a utilizzare tutte queste situazioni. L'autonomia degli enti. Allora, con l'articolo 7 sempre del decreto 218, gli enti hanno una loro autonomia che quando siamo andati al Ministero, che abbiamo fatto la manifestazione sotto al NIURRE, questo discorso dell'autonomia
ce l'hanno originato nel senso di dire noi non possiamo imporre agli enti quello che devono fare, perché con 218 hanno una maggiore autonomia, no? E quindi tradotto significa che se non glielo può imporre il ministero, lo devo imporre noi, quindi con tutte le difficoltà che c'hai. Però se tu c'hai lo strumento legislativo che non ci avevi mai più avuto dal 2006, oggi, no? Vediamo come si riesce a fare imporre queste situazioni dentro, che rientrano nell'autonomia degli enti. E in questa autonomia, con l'articolo 7, noi abbiamo la situazione dove gli enti, i ministeri vigilanti non ti autorizzano più le assunzioni, ti autorizzano e ti devono approvare il piano triennale delle attività. All'interno del piano triennale delle attività c'è sta il piano di fabbisogno. Quindi il CNR ha mandato il piano triennale di attività 2017-2019, sono passati 60 giorni, la norma dice, dalla ricezione, quindi non ci sono state osservazioni, il PTA è inteso approvato, se è inteso approvato il PTA è inteso approvato anche il piano di fabbisogno. Quindi oggi il CNR è nelle condizioni di applicare il piano di fabbisogno che è previsto in questo PTA del 2017-2019. Ripartizione, ecco, i nuovi posti del turno 2017-2019, quelli calcolati al 100%, che sono stati approvati con il PTA, sono 135 posti nuovi per il 2017, ripartiti tra ricercatore tecnologico e CTR, 27 per il 2018, 103 per il 2019, quindi sono 265 posti per questo triennio. Le esigenze di servizio che ha inserito il CNR nel piano di triennale di attività, e che siamo riusciti, voi ricorderete che quando a giugno ci hanno portato, dopo la manifestazione del 20, ci hanno portato il piano di fabbisogno, ci hanno portato tre paginette. Poi dopo le tre paginette sono diventate 53, non è. Ecco, all'interno di quelle situazioni lì il CNR ha messo le proprie esigenze, che vedono 1138 tempi determinati, comma 1, da stabilizzare, il costo è prestato preventivato in 51 milioni e sono prevedibili tre tranche da 380 unità all'anno, il costo anno sono 17 milioni. E questo fatto di dire che sono 1138 e sono 17 milioni i costi è una cosa che sta nel piano, e quindi significa che è l'esigenza di servizio che ha l'ente per realizzare quel piano triennale di attività. E oltre a questi ha messo 1496 contratti flessibili, senza specificare come si chiamano, e noi diciamo che ci devono essere anche gli assegni, e i numeri ci sono, dai dati che ci hanno detto, costo complessivo sono 69 milioni. Anche questo da fare in tre tranche, questo non c'è scritto sul piano, da 500 unità costerebbero 23 milioni all'anno. Posti non banditi. Allora, noi abbiamo una disponibilità del 2017, del vecchio piano, che è immediatamente utilizzabile, e sono 66 posti più 8, gli 8 sono quelli dei collaboratori di amministrazione, e ce ne sono 135 del nuovo piano che abbiamo visto che è stato già approvato, perché è del 2017-2019, quindi oggi il CNR è nelle condizioni, con una delibera del Consiglio di Amministrazione, di fare 201 più 8, 209 assunzioni, se uno con una delibera di consiglio. Poi ci sono, dal 1 gennaio del 2018, col piano che avevamo, quello vecchio approvato precedentemente, ci sono ancora 51 posti, e ce ne sono 27 dal nuovo turnover, dal nuovo piano approvato ultimamente. Quindi in totale ci sono 78 posti dal 1 gennaio del 2018. In sintesi, posti che derivano dal turnover, noi abbiamo 209 posti nel 2017 e 78 posti da gennaio del 2018, quindi 287 posti derivano dal turnover, e quindi i soldi ci stanno, perché per questi sono finanziati dal turnover,
e quindi l'ente potrebbe fare 287 assunzioni. Potrebbe, solo con una delibera. Allora, con una delibera. E perché questo c'è tutto approvato? Allora, gli interventi per il 2017, lo c'erano il mille proroghe. Il 31 dicembre di ogni anno esce il mille proroghe. Ogni anno dicono, ah, quest'anno non esce, però poi puntualmente esce il mille proroghe. Il mille proroghe dell'altro anno, che cosa ha fatto? Ha consentito di prorogare i go-go-go, perché sennò dal 1 gennaio del 2017 non poteva essere assunto nessuno. E questa proroga però è fino al 31 dicembre di quest'anno. Quindi se nel mille proroghe non c'è un'ulteriore proroga, noi abbiamo il problema del rinnovo dei go-go-go. I contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, però c'erano l'accordo fino al 2018, quindi non ci riguardavano. Dei graduatori dei concorsi pubblici. Allora, anche questi qui, l'efficacia delle graduatorie sarà prorogata al 31 dicembre del 2017 e in più le risorse destinate alla cessazione del turnover 2009-2015 sono il termine delle procedure di assunzione a tempo determinato, perché sennò si perdevano quei soldi. Ora la domanda, questi 200 e passa posti che ci abbiamo disponibili, se non li assumo entro il 31 dicembre 2017, li perdo? Io non lo so questo, io sono convinto che alla fine dell'anno ci saranno ulteriori proroghe, perché ormai ogni anno escono le proroghe e te le proroghe, però non lo so questo, so solo che oggi io posso utilizzare 210 posti, 209 posti che posso subito assumere, devo dire come. Poi c'è stato la finanziaria del 2017, che cosa ha fatto? Ha prorogato la graduatoria la validità delle graduatorie fino al 31 dicembre di quest'anno. Quindi alla fine di quest'anno scadranno un sacco di graduatorie. Vi ricordo che la legge dice che l'ente, prima di bandire un concorso per un profilo identico, deve obbligatoriamente scorrere le graduatorie pubblicate dopo gennaio del 2007. Poi invece, se vuole, ancora sono in vigore le graduatorie al settembre 2003. Quindi però da quelle del 2003 al 2007 non c'è nessun obbligo, c'è la discrezionalità dell'ente. Da quelle del 2007 c'è questo obbligo. Allora, sul comunicato, anche lì, noi abbiamo fatto una sintesi per vedere da gennaio del 2007 fino a giugno del 2017, ma è solo quello per capire qual era l'ordine di idee di cui stavamo parlando. Però non è che noi abbiamo stabilito che devi prendere quella da gennaio e non prendi quella di settembre del 2017. Abbiamo detto, vediamo quante sono le graduatorie che potrebbero essere interessate a questa cosa. E quindi è solo una cosa. Nicolò, che dici? No, scusa, la differenza tra le graduatorie di concorsi pubblici nelle proroghe che dicevi sopra e quelle invece previste nella finanziaria, qual è? La differenza è che quelle e le altre valgono da settembre 2013. Ma perché so quelle del decreto D'Alia, che erano i concorsi riservati, allora dice che dovevi chiudere entro un certo periodo. Dice adesso ti provo, li puoi utilizzare anche perché non erano finite. Però oggi no, il CNR non fa distinzione, quindi tutti fino al 31 dicembre 2017 valgono. Se non ci dovesse essere la proroga della validità di queste graduatorie, significa che sono valide solo le graduatorie da 3 anni, cioè torni indietro, cioè siamo nel gennaio 2018, sono 3 anni indietro con il gennaio del 2015, quindi non è, e c'è tutta questa. Però io sono convinto, perché tutti gli anni hanno fatto, che ci sarà un'altra proroga. La convinzione mia non dice niente, non conta niente, è solo rispetto al passato. E quindi sono tutte valide dal 2003 ad oggi? Sono tutte valide fino al 31 dicembre, quelle da settembre 2003 fino ad oggi sono valide. C'è l'obbligo dell'ente di utilizzare, prima di bandire un altro concorso simile, da gennaio 2007. E quindi l'ente, l'orientamento suo era quello di dire, ah, prima di gennaio del 2007, dove non c'è l'obbligo, manco ce l'enzo, no? No? E per questo abbiamo fatto un conto con Mario e Paola di vedere quanto partivano quelli quanto erano da gennaio 2007. Obbligo significa che se tu bandisci su quel profilo tu vai al TAR e gli dici no, devi assumere cose che sono state fatte.
Solo che il profilo esatto non uscirà mai perché quelle graduatorie erano state fatte per altri posti già coperti. Lo so, bravo, ma specialmente poi sul ricercatore. Quello lì non uscirà mai. Beh, guarda, su questo è vero se tu vai sul ricercatore, se vai anche su ICTER, ma se vai sull'amministrativo, no? Il collaboratore di amministrazione, il profilo è quello, oppure il funzionario, non è che poi c'è tanto da poter cambiare. Comunque, quindi questo è. Cosa prevederanno i provvedimenti per il 2018? Questo è il punto interrogativo, adesso poi vedremo quello che è. Il graduatore degli idonei, ecco, quello che noi avevamo preso, da gennaio 2007 a giugno 2017, che erano solo circa 618. Quindi, come vedete, e non so tutte queste, perché ci stanno ancora quelle da prendere, ci stanno luglio, settembre, ottobre, poi ci vai avanti, oppure non è. Quindi i posti a disposizione, no? non ci sono, no? Per tutte queste situazioni. Rispetto questa ad una potenzialità di 287 scoprimenti. Ci siamo messi, no? Quindi non è... Poi adesso prendetelo come orientativo, non è che uno c'ha la banca d'aria che dice non è... Però dico, per dire, quindi le graduatorie sono molte di più rispetto ai posti. E poi guardate, questi sono il numero di graduatorie, ma non il numero degli idonei. Perché in ogni graduatorio ci possono essere, sono quanti idonei che stanno? Quindi non, cioè, ma se tu volessi prendere anche il primo di ogni graduatorio non ci riesci perché non c'hai la disponibilità. Questo è quello che hanno fatto loro. A giugno perché è quello che c'hai adesso, non è mai orientativo, però certo, cioè, non è per avere un'idea, per dire i posti che ho sono superiori alle graduatorie oppure no. No, ma di quanto? Quindi questo qui è quel problema delle graduatorie non lo risolvi. Stabilizzazioni. Articolo 20,1. Nel triennio 18-2020 gli enti possono stabilizzare tutti con priorità, qui i criteri ve li salto perché penso li conoscete benissimo, quelli che hanno 3 anni, no? Che hanno prioritari, no? E ci possono essere anche quelli che non sono più in servizio. E quindi bisognerà capire come si regoli con quelli che non stanno più in servizio. Quindi chi ha tutti questi graduatorie, tutti questi criteri, no? C'è la norma che tu puoi prorogarli fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione. Anche qui, noi avevamo chiesto già da prima dell'estate e stiamo continuando a chiederlo, vogliamo metterci intorno a tavolo e fare l'elenco degli aventi diritto? Perché se io ho un elenco di aventi diritto sia per comma 1 che per il comma 2, quindi posso anche prorogarli. Scusa, ma se l'elenco c'è da mo? No, ufficiale, non c'è. Non ce l'hanno loro. Ma che c'entra? Ce l'abbiamo anche noi, quello lì che tu ci sei, ci sta anche lei. Non è... Il problema è che quello che sta fuori non so se ci sta. Allora che devono fare per fare un elenco ufficiale? Devono fare un avviso, secondo me, dicendo il CNR sta attivando le procedure di stabilizzazione. Chi è interessato, quindi come una manifestazione di interesse, ad essere stabilizzato deve fare domanda. Ma però non sembra che questo processo sia avviato. Ma quelli di fuori che ne sanno? No, quello che ti voglio dire io, cioè il mio pensiero, ok, tutto bellissimo, la stabilizzazione, facciamo, ma il problema è che a tutt'oggi qui non si fa la stabilizzazione perché non ci stanno i soldi. Ma capito, adesso vediamo, no? Ma stavamo a vedere una certa verità. Ma allora che devi fare? Vado a casa, io ieri sera stavo a sentire, col telegiornale si parla sempre di Alma Viva, del CNR, non gli frega un cazzo a nessuno. Ho capito. E allora che dobbiamo fare? E che dobbiamo fare? Che stiamo a fare? Non lo so. Fuori non stiamo a fare niente, perché qui non si fa niente, i soldi non ci stanno. Che stiamo a fare noi? Lo sforzo che stiamo facendo è per non mandare a casa la gente e di fargli trasformare al posto del lavoro. Sì, ma i soldi non ci stanno. Ma i soldi allora non devo fare niente, non ci stanno. Non è che io non sto dicendo che dobbiamo fare niente, noi dobbiamo far vedere, e questo non l'abbiamo fatto né con voi né con gli altri e né da soli come Pregari Uniti, perché non ci ha visto nessuno e nessuno parla del CNR, della situazione che c'è qui dentro. E lì si parla di Alma Viva, quante persone so? Saranno 1000 persone, è già la 40esima volta che passano ai telegiornali sta gente che viene intervistata per i problemi del precariato, gente che gli hanno dato il posto a rende, però a noi non gliene frega un cazzo a nessuno.
nessuno. Ma guarda, è. Guarda, non, io non ci vorrei andare sul telegiornale al posto di Alma Viva. Io sto in una situazione dove non è vero che fuori nessuno si è mosso, perché l'ho detto all'inizio, gli strumenti adesso ce l'hai, cosa che non c'avevi prima. Un anno fa, quando parlavi di stabilizzazione, che si potevano fare, manco potevi sentire questa parola. Oggi c'hai una ministra del governo che ha fatto, ci ha avuto coraggio, perché ti dico di fronte, e non poteva mettere i soldi là dentro. Adesso vediamolo. Che stiamo a fare? Nessuno va a casa, stiamo cercando. Intanto, certo, lavori male perché c'hai l'ansia delle, non puoi, io l'ho capito, però rispetto a quell'altro che le stanno a mandare da Milano a Reggio Calabria, gli riducono tutto quanto, fanno di tutto per farli di mente, per non dimostrare una situazione dove ancora non riusciamo a tenere certe situazioni, no? Quindi adesso poi vedremo, no? Ma poi le cose però le conoscete, no? Noi abbiamo fatto una manifestazione al nulla, c'è un tavolo aperto per fare il censimento e capire quanti soldi chiedere, no? Quindi c'è una volontà anche. Adesso vediamo finché non arrivano i soldi, no? E poi sul discorso non ci sono soldi, questo lo dicono loro, lo stai a dire te. Io la vedo in un altro modo, però i soldi li dobbiamo chiedere e ce li devono dare, no? Perché stiamo tutti tranquilli. Comunque, scusa, Rico, adesso per non rendere d'accordo, io direi questo: il problema dei soldi esiste per un motivo. Che se tu non hai un plafond di disponibilità, anche tutta quella gamma di possibilità che tu giustamente, ed è bene continuare a approfondire, tu ci presenti, a fronte di una disponibilità ridotta, significa che tu devi fare una scelta davvero, e questa già è una scelta discriminante. In base a che cosa discrimini? È qui che nasce, capito, la esigenza di ognuno di inquadrare in maniera critica la propria situazione. Poi è anche vero che naturalmente il sindacato, non noi però, non il nostro sindacato, parlo del sindacato di categoria, parla troppo d'Alma Viva e parla troppo del precariato di un certo tipo e non parla di noi. Questo parla del sindacato confederale però, ragazzi, no? Perché qui noi siamo continuamente a parlare di precariato. Cioè, tant'è vero che il personale che non si sente rappresentato dal punto di vista contrattuale, che è il personale del ruolo, sta cominciando anche a un po' a incazzarsi. Ecco. Cioè, diciamola così, in maniera oggettiva. Ecco, è vero o no quello che sta dicendo? Cioè, se non abbiamo una gamma di possibilità economiche complessivamente, voglio dire, rilevante, c'è, oppure potrei sbagliare, ti sbagli. Perché noi abbiamo detto all'inizio qual è l'obiettivo. Ma l'ho detto prima, penso stato chiaro. Scusa. Qual è l'obiettivo? Sono 1138 stabilizzazioni, sono 1500 contratti flessibili. Beh, io devo arrivare a quell'obiettivo. Che mi serve fare? Non ci arrivo tutti entro questo mese, entro oggi, non ci arrivo. E ti ho detto, fammi una programmazione. E allora dico, nel 2018 c'ho questo, 2019 quest'altro, nel 2020 e ognuno se deve trovare là dentro. Come faccio a sapere se lei sta là dentro? Voglio che l'ente mi fa un elenco degli aventi diritto alla stabilizzazione, degli aventi diritto al comma 2. Allora, una volta fatto... Come è stato fatto in passato? No, ecco, se uno dei che sta fuori è passato lì, non ha manifestato il suo interesse ancora ad essere stabilizzato, avendoci il diritto, è tagliato fuori. Io so che allora posso contare, chiedere soldi per 1138 e no più 1138 più non so quanti. Questa è la cosa. E quindi lo schema è chiaro, il percorso è fatto a tappe, dico io quello che devo avere, la garanzia, no? di tappe certe. Questo è quello lì che dico. Quanti soldi mi servono? Quanti soldi mi servono? Io ti adesso vediamo quanti soldi mi servono oggi. Oggi per esempio 200, per fare 270 passaggi non mi serve niente perché ce l'ho. Poi ci vedo il 2018 a gennaio quanti soldi mi servono. Quanto mi servono nel 2019? Quanto mi servono? Quando ho fatto tutto questo, vado dall'ente e dico questo che fai, quest'altro, e poi andare fuori al governo. La cosa forte di quel piano è che loro hanno espresso le esigenze, cioè ce l'era dichiarato che lui per fare quel piano di attività c'ha necessità di questo personale, e questo è fondamentale. E quindi questo è quello che non è. Scusa, però è anche fondamentale che l'ente non vuole fare questa stabilizzazione. Questo è il punto cruciale. Ma il punto cruciale, allora, se questo qui che l'elenco non esiste, perché l'ente non lo vuole fare, ma non c'è stato niente.
Ma guardate, l'ente non voleva fare niente, no? No, no, l'ente non voleva fare niente, non voleva nemmeno le stabilizzazioni. Lui vuole fare niente. Non vuole fare niente, perché a tutt'oggi noi abbiamo gli strumenti, ma non fanno niente per i soldi. Quale strumento? Non è vero. Strumento ce l'abbiamo. Ma questo sto dicendo ancora, oggi già non lo puoi fare, no? Queste stabilizzazioni partono dal 2018. Sì, però la lista la possiamo fare, perché se cominciamo con la lista al 2018 significa che il primo anno non stabilizzeremo nessuno con i tempi tecnici che c'ha il CNR, no? La preoccupazione è questa. Ho capito, ma figurati io, allora, ma io sono 40 anni che sto qui, figurati non so quali sono le preoccupazioni, se non conosco questi. Certo. Ho capito, però io sono un dice di precariato che sto qui, non riesco neanche a comprarmi casa, guarda un po'. Sonia, non riesco nemmeno a fare. Ma te l'ho detto all'inizio. Il conto è litigare con l'ente con i soldi che lo Stato. Il conto è litigare. Io voglio sapere i tempi certi. L'ente non lo fa. Troviamo una soluzione, troviamo una mobilitazione diversa per costringerlo a fare subito queste liste. Questo ho detto. Ma guarda, stiamo a dire la stessa cosa. Io però, scusate ragazzi, io non capisco una cosa, no? Noi siamo partiti da un presupposto. Presupposto semplice, chiaro. Nessuno deve andare a casa, tutti devono essere stabilizzati. Amerigo, nella sua chiarezza, estrema chiarezza, sta facendo un excursus delle possibilità che abbiamo per evitare che qualcuno vada a casa. Io non capisco per voi perché anticipate quelli che sono... No, vogliamo capire... Aspetta, hai parlato, fammi parlare a me. Sì. Perché state anticipando i tempi rispetto a quello che noi vi stiamo presentando stamattina? Che tutti siamo incazzati, guardate, non è che ci dovete convincere che siete incazzati, non è che voi siete, ci state convincendo stamattina, come dire, contestando che, o meglio, ci fate capire che il sindacato deve cambiare idea rispetto a quello che vi stiamo proponendo. L'obiettivo non cambia in questo punto di vista. E guardate, Amerigo l'ha detto chiaro, oggi bisogna utilizzare le risorse che sono disponibili prima della stabilizzazione. E tu questo devi ringraziare a lui e alla Will, che sei in grado di sapere quante risorse hai, perché l'amministrazione non ti dice neanche quante risorse c'hai a disposizione. Oggi con questa riunione per la prima volta viene dato luce a quelle che sono le disponibilità. Poi, quali sono le manifestazioni? Guardiamole alla fine. Vi chiedo di aspettare alla fine della riunione. Vogliamo iniziare una nuova manifestazione che possa portare ad altre cose? Lo facciamo dopo che abbiamo le idee chiare di quello che sta succedendo in questo momento. Ma poi tu ci hai partecipato parecchie volte, eravamo in 15. Sul corridoio, ma per non andare a casa la gente. Ma ho capito. I tempi, ma dobbiamo entrare in facilità. Guarda, Sonia, non è che cominciamo subito, abbiamo già cominciato da parecchio. Sennò quanta gente era andata a casa. Ma ti ricordi, ci abbiamo portato? Ma ci abbiamo portato da sola. Ci abbiamo portato Barbagallo, ha detto il segretario generale della UIL, Barbagallo, ma non perché è piccolino, ma non è. Qui non c'era mai stato un segretario generale dentro il CNR. Infatti abbiamo tanti. Dopo non ha parlato più di noi. Non si parla di noi fuori. Ma non si parla di noi, che diceva lei. Ma qui non è questione di parlare. Scusa, sono. Il problema è che nessuno non è il presidente del CNR, eh? Ma te l'ho detto all'inizio, se non stabilizzi 1000 persone, gli dai una certezza, possono sposarsi, possono avere figli, possono comprarsi il televisore, la macchina, possono vivere, possono vivere, e questo te l'ho detto all'inizio, e figurati, no? È lui che te devo ancora di più. Anzi, scusami, hai fatto un passaggio in cui hai detto, addirittura noi stavamo pensando a un nuovo strumento che dimostra che se io stabilizzo 1000 persone, che beneficio do al sistema, perché il precario può acquistare casa, perché c'è una stabilità mentale. È un nuovo strumento che stavamo immaginando,
perché si deve aggiungere a tutte quelle pressioni che stiamo immaginando Dio di mettere in campo per portare al risultato che tutti voi e tutti noi vogliamo raggiungere. E guardate che, come ha detto Amelio, e ve l'ho detto prima, noi abbiamo iniziato non mo, ma da un sacco di tempo, perché quando io vado e Amelio va negli uffici e va a verificare chi scade, no? Serve per non permettere a nessuno di andare a casa. E quante volte abbiamo rotto, tra virgolette, le scatole agli uffici per dire guarda, devi rinnovare questo, te lo dimenticavo. Sì. L'obiettivo nostro. Comunque, nessuno. Anzi, siamo stati. A me, scusa, sei stato tu a coniare il termine nessuno a casa. Vabbè, ma non è quello. Capito? E mai ci siamo distaccati il da questo. Il problema è che adesso, no? Adesso poi vedremo più avanti, perché ancora non è finito. Se siete incazzati adesso, figuriamoci quando finirà. Cioè, no. Scusa, solo una cosa, cioè, forse il problema nasce dal fatto che uno vede delle proiezioni o programmazioni o ipotesi fatte dal sindacato, giustamente, in base ai dati disponibili. Però tutto questo non è detto che rifletta quello che poi l'ente stesso pubblicherà, perché non ha mai pubblicato niente, certo, non ha mai detto niente, cioè c'è l'esito totale di come se esistesse la legge. Certo. Allora, questo si, diciamo, crea un minimo di preoccupazione, perché uno dice vabbè, io ho i dati alla mano, questo è tutto vero, è tutto possibile, però rimane una potenzialità non concretizzata in modo ufficiale, perché non arriva una comunicazione da nessuno che sta all'interno del CNR e decide. Cioè, arrivano solo dei sindacati. Scusa, ma perché oggi non è proprio. Scusa, per quello avevo domandato se questa posizione dell'ente riflette la difficoltà finanziaria complessiva per cui l'ente viene fuori solo quando ha fatto l'approvvigionamento ipotetico di risorse, oppure invece. Quindi è interessante vedere comunque, finire di vedere tutti gli strumenti, perché probabilmente l'ente noi non avremo dalla finanziaria. No, se io sono d'accordo con loro, sicuro, diciamo. No, aspetta un attimo. Guarda, la posizione dell'ente, Nicolò, è che ho i soldi tutti a casa. E se e allora andiamo a casa, no? Che stavo a fare? Stavo a fare proprio questo. La posizione dell'ente, io non ho i soldi, non stabilizzo. Ma questo è noto, l'ha detto sempre. E noi stiamo a vedere pezzo a pezzo e invece di poter risolvere. È quello che dice Sonia, no? Noi stiamo a fare tutta questa cosa, facciamo una programmazione, in modo che sappiamo, per dire, adesso fai questo, adesso. Quando arrivano i soldi, se arrivano, se li troviamo, tu già sei pronto su tutto. Comunque, requisiti per stabilizzazione, fonti di finanziamento, noi abbiamo 1488 di tempi determinati, circa 112, considerate che poi con di tanto qualcuno cambia come prendetelo come ordine di grandezza, perché qualcuno è assunto. 112 sui fondi ordinari, 165 conto terzi e 1200 sui fondi esterni, di cui con 3 anni, al 31 dicembre 2017, abbiamo detto che sono 1138, 112 sono dei fondi ordinari, 156 sul conto terzi e 870 sui fondi esterni. 289 sembrerebbero, però c'è ancora la crisi, se sono di più, se sono tutti interessati, no? Quelli con 3 anni negli ultimi 8 che non sono più in servizio avrebbero diritto alla stabilizzazione. Allora, se noi riusciamo a levare questi 289, no, grosso modo, ci avremo, no, una situazione già più definita e quindi meno problematica. Stabilizzazione comma 1 2018-2020, queste sono la distribuzione che il CNR ha messo sul piano di fabbisogno, 1138 posti, dove 105 hanno una chiamata nominativa, e quindi bisogna capire che cosa succede con questi. I posti da turnover 2017-2018 ce l'abbiamo 279 più 8, che sono gli 8 che dicevamo prima. Ipotesi, qui abbiamo scritto guide, così almeno nessuno, no, dice, fa o non, ipotesi, no. Allora, tempi determinati con 3 anni, al 31 dicembre del 2017 sono 1138. Quindi stabilizzanti sono questi, perché c'hanno tutti i requisiti. Lo scorrimento degli idonei, la potenzialità che abbiamo oggi, sono 209, 1 più 8, 209 per il 2017, che si dovrebbero fare subito,
e ce ne sono 78 per il 2018. Se leviamo questi posti qui che scorrono con i doni, perché li fai mirati, che sono quelli che devono essere stabilizzati, te ne rimangono 8,51 da stabilizzare. E se io faccio tre tranche e costano 38 milioni, se faccio tre tranche, una del 2018 284, 2019 284 e altrettanti nel 2020, sono 12, il costo per stabilizzare nel 2016 ogni anno, sono 12 milioni e 7. 109 sono quelli che stanno sui fondi ordinari e costano 4 milioni e 8. Quindi io già questi dei fondi ordinari già li pago, quindi non è che devo trovare soldi per pagare questi. Ce ne sono 78 che stanno sul conto terzi, i 109 e i 78 sono conteggiati, no, nell'ipotesi che la stabilizzazione, il criterio sia quello del più anziano. Quindi io vado in maniera oggettiva, prendo quelli più anziani, no, e ce l'ho. E tra questi me ne trovo 78 sul conto terzi, che anche questi, no, sono a carico del bilancio perché sta pagando l'ente e sono 3 milioni e 4. Ce ne sono 97 sui fondi esterni. E quindi io le risorse per stabilizzare questi 97 sono 4 milioni e mezzo. Allora, la prima tranche per trasformare da tempo determinato a tempo indeterminato, se io faccio 287 scorrimenti di idonei di tempi determinati, quali sono i criteri? Ah, dei tempi determinati. Certo. Allora, guardate. Là c'era scritto pure che... Ma la dove? I 368 sappiamo benissimo che ci sono tanti interni, allora un criterio deve essere quello che uno deve essere, lo scorrimento deve essere fatto sul pensionale precario. Ma può scegliere di scorrere solo le graduatorie di quelli che possono essere stabilizzati. A questo quello intendo dire. Ma perché noi che stiamo dicendo? Criteri, idoni concorsi riservati, questa è la proposta, dobbiamo andare a fare un incontro e stabilire quali sono i criteri. Criteri, idoni concorsi graduatori di tempi determinati in procedure utile con maggiore anzianità. Sotto inquadrati ci sono per esempio delle graduatorie che sono bloccate dal sotto inquadrato, cioè io sono sesto operatore tecnico e sono idoneo, primi idoni in posizione utile a sesto DICTR. Non mi costa niente, sotto a me c'è il precario, c'è un casino di anni, non ho capito perché non può fare questo passaggio, che è una cosa, la mobilità orizzontale, no? E mi sblocchi la graduatoria. Oppure c'è un altro che ti costa solo 1000 euro all'anno, sì e no, perché non lo devi far passare e sblocchi la graduatoria dei precari. Questo lo posso fare con che? Proprio con lo scorrimento degli idoni, no? Quindi va tutti con l'altro. E poi vuol dire anche che può fare gli scorrimenti anche se c'è un assegno che ti blocca la graduatoria, o come no, può far scorrere anche quello e vedere un attimo che cosa riporta in questa situazione. Quindi se io ho 287 posti e li utilizzo per gli scorrimenti, me ne rimangono 284 per la stabilizzazione e necessitano, abbiamo visto, 4 milioni e mezzo. Se io lo faccio per metà anno, perché dal primo gennaio non ci credo che, anche io lo so, che posso far partire, se le faccio partire da giugno, queste 284 destabilizzazioni mi costano la metà. Quindi io con 2 milioni e 7 aggiuntivi al bilancio trasformo a tempo indeterminato, no? 571 tempi determinati, di cui 287 dal primo gennaio del 2008 e 284 dal gennaio. Quindi se io faccio un'operazione di questo tipo, che mi costa 2 milioni e mezzo, non mi puoi dire che non trovi 2 milioni e mezzo sul bilancio da tutte le varie situazioni che c'hai. Quindi questo, io ho già tolto 500 persone da tutto il problema del precariato. Non è. Andando avanti poi, ci sono le situazioni particolari da risolvere, dentro, no? Che la legge ancora non le risolve e speriamo che vengano risolte con la circolare della funzione pubblica. E in questo senso stiamo cercando di arrivare. Tempi determinati con 3 anni di servizio, assunti per selezione per titoli del colloquio. Questo è un problema, no? Che deve essere risolto, perché noi ce l'abbiamo tutti, sono pochissimi, quasi nessuno che ha fatto il concorso con le prove scritte, perché c'era una circolare che impediva di fare le prove scritte. Allora, questa cosa qui, noi dobbiamo salvaguardare tutte queste situazioni dove i concorsi, che sono tutti, quasi tutti per noi, è stato fatto per titoli del colloquio.
Quindi nella circolare bisogna mettere qualcosa che ci tutela, no? Oh, lo cancelliamo un nonno, lo no, più che altro visto che siamo tutti tesi, e quindi questo è il primo problema, è il primo problema che deve essere chiarito sulla circolare. Il secondo, assunti per chiamata nominativa, questo è un problema e bisogna capire nella circolare stiamo pensando come mettere per salvaguardare anche questi assunti per chiamata nominativa. Idoneo in un concorso a tempo indeterminato o idoneo in un concorso a tempo con regolamento speciale? Perché se voi leggete alla lettera il comma 1, ti dice che tu la selezione già la devi aver fatta quando sei stato assunto. E quindi dici sì, oggi ho un'idoneità che l'ho presa oggi. Ma allora all'epoca qualcuno ti potrebbe dire non c'è il requisito. E allora questo dobbiamo chiarire anche questo sulla circolare, per tutelare tutti i 1138. Perché ci può essere uno che è stato assunto per chiamata nominativa, poi ha fatto un concorso, adesso ha l'idoneità, ce l'ho addirittura a tempo indeterminato, perché non me la devi contare? Non... Perché dice, leggendo l'italiano letteralmente, il comma 1 dovrebbe impedire quello. La circolare dovrebbe aiutarci a risolvere questi problemi qui. Quello che ha cambiato profilo. No, dice, come me, io ce l'ho 3 anni, ce l'ho anche 5, ma ho fatto 2 anni da una parte, 2 anni e mezzo da una parte, 1 anno e mezzo dall'altro profilo, che faccio? Non mi conta mai, non c'ho il requisito? E quindi dobbiamo vedere questa cosa qui di dire sì, dove mi metti? Sul profilo che mi trovi oggi quando entra in vigore la legge, oppure sul profilo più basso rispetto a... Sono tutte questioni che stiamo cercando di fare, di risolvere dentro, no, la circolare. Proprio perché, per evitare che quando vai a fare poi la stabilizzazione del trollente, qualcuno ti fa tutta una serie di rilievi e osservazioni. Tempi di determinare il servizio con meno di 3 anni e matura 3 anni entro il 31 dicembre 2017 con poco o assegni di ricerca, questi qui non sono secondo me recuperabili dentro il comma 1. Questi di quelli che non hanno 3 anni di tempo determinato, anche se hanno l'assegno di ricerca, possono andare al comma 2, ma la circolare sicuramente questo non lo risolve, secondo me. 3 anni in tempo determinato, 3 anni negli ultimi 8, che sono entrati in ruolo a livello inferiore a quello ricoperto. Allora tu c'hai oggi un dipendente che sono 10 anni che era precario, mentre stava al 4° livello di ICTR, ha fatto il concorso per il 6° livello di ICTR, l'ha vinto, no? È entrato in ruolo. Ecco, oggi lui può ripartecipare, visto che c'è il requisito, alla stabilizzazione per il 4° livello anziché per il 6°. Quindi sono tutte questioni che dovremo affrontare, no, al momento che devono essere viste. Il comma 2, concorsi riservati. Allora, anche qui, ve lo risparmio, gli enti possono, no, misurano superiore al 50% dei posti disponibili tutti i requisiti. Ecco, questa cosa qui... Noi, il problema è che quando dici io posso fare il 50%, intanto è passato il discorso, no? Concorsi riservati e non riserva di posti, che fino a ieri l'altro tutti parlavano di riserva dei posti, e meno male, volutamente non abbiamo mai sottolineato questa cosa da febbraio, quando è uscito il primo testo, fino a giugno, perché se l'avessimo sollevata avrebbero ricambiato e avrebbero corretto con riserve dei posti, perché questo... Quindi sono concorsi riservati, c'è il 50% dei posti disponibili. Quali sono i posti disponibili? Come li calcolo questo 50%? La nostra idea, no, convinta anche, è che la disponibilità adesso la fai, non facendola più sulla pianta organica, la vai a fare sull'indicatore dell'80%, perché quelle sono le disponibilità. Se un ente poi arriva a quella situazione lì, quindi tu la disponibilità me la calcoli sul discorso dell'80% dei posti disponibili. Cioè, e i rapporti? Non sul piano di fabbisogno, amico, se dice i posti disponibili non sono quelli del piano triennale. No, tu c'hai una potenzialità che è l'indicatore, no? Cioè tu entro l'indicatore perché se no non c'hai spazio, non c'hai niente. E concorsi riservati, ecco, noi quello che stiamo sosterremo sempre, no, adesso, titoli e colloquio, e quindi non prove scritte, perché dopo tutto questo e abbiamo verificato con l'avvocato che questa è una cosa legittima, non è che vai contro legge se fai il concorso solo per titoli e colloquio.
i rapporti di lavoro flessibili sono prorogabili fino alla conclusione delle procedure concorsuali. E appunto è importante anche qui sapere quali sono gli elenchi. Contratti flessibili, il CNR ha messo 1.496, con tre anni contratto flessibile dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, sono 1.281, di cui 110 co-co-co, e il costo sono 59 milioni. Tempi determinati che raggiungono i tre anni con contratti tra il contratto flessibile e tempo determinato sono 215 e costano altri 9 milioni e 4. Quindi il costo complessivo programmato per il comma 2 sono 69 milioni. Il numero mi piace. No, il numero mi piace, dico. Mica solo te. Ah no, vabbè, io ho dichiarato pure. Sono la prima, ora devi sicuro. Il decreto 218. Passa in là però. Il decreto Madia stabilisce, no, che non si fa più riferimento alle piante organiche, ma al budget assunzionale, e introduce l'indicatore di ente che fissa il limite delle spese del personale che dove non si può andare, quindi all'80%, e chi supera l'80% è il blocco delle assunzioni. Quindi questo è il limite oggi che hanno gli enti, e nella loro autonomia possono, no, devono garantire che, rispettando l'indicatore, riescono in maniera stabile a coprire le spese del personale. Se noi andiamo a vedere l'indicatore del CNR, toccherà di aggiustarlo un attimo, io questi conti li ho fatti prima, adesso però bisogna vedere, comunque qui tanto per avere un'idea. L'indicatore oggi è al 50,10. E dicevo all'inizio, col precedente calcolo dell'indicatore era 450 superi. Quindi noi avremo una potenzialità del 29,90% assunzionale rispetto all'intero 80%. E considerando un costo medio di 60.000 euro a persona, che è altissimo, che non è quello, no? Ma proprio per dire quello che dicevano, noi avremo una disponibilità per arrivare all'80% di 4.243 assunzioni. Secondo me la disponibilità è ancora maggiore, perché il costo medio non è... Però dico, noi abbiamo, tanto per avere un'idea, oggi con l'indicatore al 50,10% ancora una potenzialità assunzionale di 4.243, e rispetto a questo siamo ancora dentro la legge, perché dice che non deve superare l'80%. Poi dovremmo avere, no, le risorse e garantire il pagamento a vita, no, di questi, perché sono a tempo indeterminato, no? E poi ci sono quindi anche la potenzialità per fare le assunzioni, oltre che per assunzioni precarie, per le norme del contratto, le progressioni di carriera, perché quando ci sono dal 54 anche quella aumenta il costo, anche se adesso il 54 grava sul fondo del salario accessorio, quindi non va dentro l'indicatore, perché il fondo del salario accessorio è fisso, no? Però dice, il rinnovo del contratto, gli 80 euro che ci daranno al rinnovo del contratto, quando ce ne daranno, anche quello aumenta la spesa e riduce l'indicatore. Quindi verifica, abbiamo provato a fare un conteggio, ma sempre per avere l'ordine di idee. Cioè, dopo ho applicato l'articolo 20, no? L'indicatore attuale è 50-10, potenzialità 4.243 posti. Dopo l'applicazione dell'articolo 20, il comma 1 sono 1.138 posti, il costo sono 51 milioni. Il comma 2, allora, 2.992 unità noi abbiamo calcolato, per stare dentro il discorso del 50% delle disponibilità. Se io ho 1.500 contratti flessibili che voglio stabilizzarli, anche se con il concorso riservato, mi devo trovare una struttura che ci sono altri 50% che devono essere garantiti come concorsi aperti per l'esterno, perché dice la norma che devi garantire un adeguato accesso dall'esterno. Quindi io devo fare il conto sul doppio perché le disponibilità. Quindi in questa ipotesi io ho 1.496 concorsi riservati, 1.496 dovrebbero essere ordinari, ma come programmazione che non puoi fare tutti insieme, perché sono altri 69 milioni di costo. Però in quest'ottica noi avremmo 4.130 nuove assunzioni
e quando sarà finito tutto, perché specialmente quelli esterni io manco li conteggio, ma manco li consiglio, però per dire che con questa ipotesi siamo al 72-40%, quindi siamo dentro l'indicatore dell'80%. Quindi questo per dire tutta questa applicazione del comma 1, comma 2, quello che sta sul piano, è realizzabile. Adesso c'è il problema, no? Delle risorse, vediamo quante risorse si riesce a prendere. Anche qui ci sono delle situazioni particolari sul comma 2. Allora, il servizio con 3 anni contratto flessibile, vabbè, qui c'è l'articolo 36 che dice quali sono i contratti flessibili. Allora, la prima cosa fondamentale è l'assegno di ricerca se è considerato un contratto flessibile. Noi abbiamo sempre detto che ai fini del comma 2 l'assegno di ricerca è da considerare un contratto flessibile. È diverso da quello dell'università, no? Dai nostri enti, perché tu ce l'hai, perché hai finito i soldi del contratto a tempo determinato, quindi devo stare a di facile l'assegno di ricerca. Spesso gli assegnisti sono quelli che formano altre persone che coordinano, che stanno al di sotto, quindi è uno strumento improprio che è stato utilizzato proprio perché non c'avevi soldi per dare un contratto a tempo determinato. E quindi noi siamo ultra convinti che l'assegno di ricerca è destinatario del comma 2. Poi sono formulabili ai fini dei 3 anni necessari per partecipare a concorsi riservati, tempo determinato in CoCoCo, CoCoCo è assegno di ricerca, tempo determinato assegno di ricerca, questo sì, secondo noi sì, e la circolare dovrebbe chiarire anche queste situazioni qui, che sono poi le cose applicative che dovremmo andare a vedere. Allora, il triennio 2018-2020, finanziamento straordinario, 120 milioni, è quello che è stato quantizzato nel piano del PTA, e stabilizzazione primo comma sono 51 milioni, stabilizzazione concorsi riservati sono 69 milioni. Quindi, ipotesi questa qui che sta dentro, come abbiamo visto, l'indicatore dell'80%. In ogni caso, noi diciamo, anche se non dovessero arrivare risorse aggiuntive adesso, tutto, adesso ne abbiamo le manifestazioni, ci sono interventi a livello individuale, politico, dentro le confederazioni, quindi siamo tutti, no, impegnati per far arrivare i soldi agli enti di ricerca, almeno a riportare il FOI, il fondo ordinario, ai valori del 2010, perché sono state sempre diminuite. Quindi c'è questo impegno, però noi continuiamo a sostenere che se anche non dovesse arrivare i soldi, tu la stabilizzazione la cominci, la fai, no? E dico, quindi la devi, specialmente il primo comma, con la differenza, attenzione, il primo comma deve essere fatto entro il 2020, il comma 2 invece deve essere bandito entro il 2020, quindi non c'è una rigidità, ma ci deve essere, no, una, ecco, per farti, queste sono le date di riferimento, ma ormai le conoscete, gli 8 anni sono da gennaio 2010 al 2017, gli orari di contratto in successiva data in vigore del 28 agosto 2015, quindi basta anche un giorno dopo e già c'hai il requisito, la stabilizzazione, assunzione nel prossimo triennio dal gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Quindi significa che, come è scritto il comma 1, se tu non fai la stabilizzazione entro il 2020 non si fa più, se non c'è un'altra deroga. Quindi è importante subito fare queste cose, no? Perché se no c'è il rischio che la salti la stabilizzazione. Le priorità della stabilizzazione: personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto, della legge, quindi il 22 giugno 2017, concorsi riservati, massimo 50% dei posti disponibili, da bandire e nel prossimo triennio, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Amerigo, l'interpretazione sul fatto che tu che ne pensi sul fatto che lo scorrimento di una graduatoria su un concorso aperto sia un'assunzione dall'esterno che può andare a comporre il numero di assunzioni dall'esterno che ti consente di arrivare? Quello sul discorso dei posti disponibili, infatti ci avevamo pensato, guarda, allora prendimi tutti quelli che ci avevo, tu prendi l'indicatore in questo periodo, quanti già l'hai assunti, quelli me li sommi, me li sommi alla indipendentemente da fare un concorso o no, adesso la legge D'Alia impone di dare, certo, la precedenza alle, certo, disponibilità. Ma infatti quelli potrebbero essere considerati come posti disponibili e ti riduce quello lì, perché io non ci credo che tu arrivi a una situazione dove alla fine, perché se metti altri 1500 dei concorsi esterni arrivi a 4000, cioè raddoppi l'organico dell'ente,
è irrealizzabile, chi te lo fa? Una cosa? Però invece con questa cosa qui, cioè, dici guarda, io già ne ho fatti questi e me li consideri rispetto a quelli anche quando calcolo il 50%. Le scadenze da monitorare, validità delle graduatorie approvate da oltre 3 anni, che scadono il 31 dicembre 2017. L'utilizzo delle risorse del turnover entro il 31 dicembre 2017, quindi bisogna vedere, perché se non c'è quello diciamo all'inizio, il mille proroghe quello che succede, i co-core, blocco del rinnovo è dal 1 gennaio del 2018, perché siamo stati prorogati con mille proroghe di quest'anno. Gli assegni di ricerca non sono più rinnovabili dopo il sesto anno e ormai già hanno cominciato a scadere, perché questa è entrata in vigore da maggio del 2011, quindi da maggio 2017 non ci sono quelli che hanno cominciato ad avere le scadenze, c'erano problemi per il rinnovo. Le stabilizzazioni, tempo di rinnovo fino al 31 dicembre del 2020, i concorsi riservati, contratti flessibili con 3 anni, pubblicazione dei bandi prima del 31 dicembre del 2020. Selezioni riservate, progressione verticale per il personale temporaneo entro il 31 dicembre 2020, perché anche qui, no, sul decreto Mattia, c'è un articolo che consente le progressioni verticali per il personale di ruolo, e però siccome è una norma transitoria anche questa, deve essere fatta entro il 31 dicembre del 2020. Quali sono le progressioni verticali? Non sono 54 quelli dentro lo stesso anno, cioè un CTR potrebbe diventare ricercatore o tecnologo con il concorso riservato, costa poco perché sono differenziali, anzi se lo sta al quarto livello e diventa tecnologico in mente pure, perché prende tutto il salario accessorio. Quindi anche questa norma qui, che è una norma, no, che ci permette di risolvere o attenuare il problema del sottoinquadramento, è una cosa che deve essere applicata perché è transitoria e deve essere fatto entro il 31 dicembre 2020. Quindi sono delle scadenze che dobbiamo mantenere. L'articolo 8 il comma 8 dell'articolo 20 prevede che i rapporti di lavoro flessibili del personale coinvolto con l'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere prorogati dagli enti fino alla conclusione delle procedure, no? E quindi con questo articolo 8, con questo comma 8, secondo noi si supera il problema che il COCO non li può più rinnovare dopo il 31 dicembre 2017. Perché questa è una legge successiva che te lo modifica e quindi ti dice se il COCO è nella lista, che dicevamo all'inizio, perché è stabilizzabile, e quindi tu me lo puoi prorogare senza andare contro legge. E la stessa cosa vale per gli assegni di ricerca, no? E per i tempi determinati che oggi hanno prorogabilità fino al 31 dicembre del 2018. Quindi bisogna fare subito l'elenco degli aventi diritto del comma 1 e del comma 2. Quindi, oltre che per far stare tranquilla la gente, ma soprattutto per consentirgli a quelli che scadono di avere lo strumento giuridico per essere rinnovati. Poi abbiamo il discorso della scadenza quinquennale. Allora, noi abbiamo fatto il 14 dicembre del 2012 un accordo con Nicolais, che è stato, no, previgente, perché poi dopo l'anno dopo è venuto con, sulla legge finanziaria, l'ha fatta anche per il pubblico impiego, e avevamo fatto un accordo con noi che prorogava, rendeva prorogabili in presenza di risorse e di esigenze di servizio, di prorogare i contratti fino al 31 dicembre del 2016. Poi c'è stato un successivo accordo che l'ha portato fino al 31 dicembre 2018. Però leggendo la lettera all'accordo, l'amministrazione fa riferimento a chi era in servizio alla data dell'accordo, chi è stato assunto dopo il 14 dicembre del 2012 sembrerebbe essere fuori da questo accordo. E quindi dice qualcuno, mo che siamo nel 2012, il 14 dicembre, tu sei stato assunto il 20 dicembre del 2012, il 20 dicembre 2017 ti scadono i 5 anni, preparati a fare altro concorso, perché io non ti posso far superare il limite dei 5 anni. E invece quello l'avevamo ottenuto, no? Con il vantaggio di non fare altri concorsi, che poi non si sa mai come vanno i concorsi, perché chi ti ha assunto allora oggi non ci sta più, quindi c'è, chissà chi vuole mettere, non. In più mi azzeri tutte le anzianità, ricomincio da capo con la fascia, con tutta questa questione qui, cioè è un danno non incalcolabile, non è. E quindi adesso questa cosa qui è superabile col comma 8, perché dici guarda, io ho i 3 anni della stabilizzazione
quindi sono il requisito col comma 8 di proroghi fino alla fine delle procedure di stabilizzazione. Merico, scusa. Sì. Come mai invece stanno rinnovando fino al 31-12? Perché non ci sono i soldi. Adesso non ci sono. Quindi partecipa alla procedura di stabilizzazione con corsi riservati. Questo è per il discorso della scadenza quinquennale. E quindi dovremmo vedere subito con l'ente questa cosa, perché se veramente uno deve fare concorso, no? Quando io lo bandisci via a dicembre, un po' di tempo manca a farlo, ma secondo noi questa è una cosa, no? Proprio è impensabile, ma dobbiamo affrontarla perché ci saranno queste situazioni qui. E considerate che su queste situazioni ci si può trovare anche chi ci aveva 5 anni prima del 14 dicembre. E come ricorderete all'epoca, prima di questo accordo, quando uno arrivava a 5 anni doveva interrompere per un mese e mezzo, e poi con un altro concorso veniva riassunto. Allora, chi è caduto in questo intervallo? Che gli erano finiti i 5 anni prima del 14, e il 14 quando è stato firmato lui stava nella pausa tra un contratto e l'altro, e che fai, come fa un'altra volta il concorso? Ce lo chiedi. Vabbè, sono situazioni particolari che non dobbiamo, no? C'è anche quello, una buona dose di sfiga interviene. No, poi c'è le scadenze del 31 dicembre 2017. Allora, i contratti a carico del fondo storico conto terzi. Allora, noi abbiamo un fondo ordinario, che è quello sull'enti 100 e passa. Poi abbiamo un conto terzi storico, che sono circa 150, e poi c'è sta il conto terzi provvisorio, quello fondo di solidarietà, che sono altri 50. Adesso, il conto terzi storico non aveva mai problemi, era considerato sempre come se fosse fondi ordinari, e quindi no, alla scadenza si rinnovava quasi con la richiesta del direttore, quasi automaticamente per un altro anno, no? Questa situazione. Da maggio di quest'anno è cambiato, dice rinnoviamo solo fino al 31 dicembre del 2017. Dice, ma perché? Ma unifichiamo le scadenze, e poi perché anche i revisori sul bilancio, no? Il bilancio dalla copertura è annuale, non può da oltre, fino al 31 dicembre, quindi non questa la diciamo la motivazione. Quindi, e con questa situazione qui tu ti trovi che mo uno che scade a novembre ti fanno rinnovo per un mese. Quello che scade il 15 dicembre per 15 giorni, il 29 dicembre per 2 giorni, 4 giorni, io ce l'ho 14. Vabbè, veramente andavo sul ridicolo rispetto a questa situazione, no? Però adesso, quindi l'importante è che mi rinnovano pure dopo, e quindi adesso sono circa 150 che scadono a fine dicembre rispetto a questa situazione, e da ad oggi ancora non si riesce a capire, no? Il bilancio che dice, perché si parla sempre di buco di bilancio che viene, però non è che il buco di bilancio lo paghi con personale, con i soldi del personale non assumi, quindi non è... Che io vorrei sì, che dici? Vai. Fare una domanda proprio in merito a questa cosa, cioè nel senso, vabbè, io rientro in questi che scadranno a breve, c'ho circa un mese di autonomia in teoria, però mi chiedevo, sarà il caso che si faccia comunque la richiesta che in teoria è già stata evasa dall'ente per evitare di rimanere fuori, almeno burocraticamente, si può dire. Okay, quindi appena fatta, diciamo, la pratica adesso che è stata evasa al 31 dicembre, se io non la rifaccio in teoria sono fuori burocraticamente, perché cioè, potrei trovarmi nella condizione che questi dicono noi la tua vecchia pratica l'abbiamo già evasa, se tu non ci chiedi quella dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, che cavolo, poi può succedere, quindi in teoria va, anche se fossero 4 giorni va fatto, sì, quello sì, anche se è un controsenso, perché il direttore ti ha fatto la richiesta per un anno, sì, non è che questo è vero, però è vero, però conviene, vabbè, sempre forse conviene farla, ma io spero che non ci arriviamo a questo punto, che il CNR ci chiami subito, no? E andiamo a discutere anche del bilancio, perché prima di essere approvato c'è un passaggio col sindacato che spesso se lo scordano, no? Oppure te lo mandano dopo essere stato approvato, quindi anche lì è quello un momento, no? Di controllo e di verifica, perché se sul bilancio c'è scritto zero, guarda, no, dopo il giorno dopo, da subito andiamo dentro e veramente fai l'occupazione, no?
cioè non può essere una cosa del genere, cioè noi abbiamo tutte queste prospettive, no? E poi che fai? Tu invece no, anziché consolidare tutto quello che c'era, mi mandi in casa. La lettera viene giustificata come un conteggio da parte dei professori. No, guarda, su questa questione, allora, se tu di natura amministrativa, no, ma se fosse, se fosse vero va pure bene, nel senso che dici, guarda, io invece di stare tutti i mesi, no, a vedere Andrea se scade per 15 giorni, perché l'ufficio che diventa matto, ti dico ogni fine mese che succede, e arrivano sempre al 7, all'8, al 10 del mese dopo per sanare quelle situazioni, se tu dici, guarda, io ho le scadenze tutte unificate il 31 dicembre, beh, faccio tutto questo pacchetto, poi gli altri mesi non è che sto col direttore a dire, ma mi ha mandato la lettera. Diciamo che ha molto il sapore della supercazzola. Però adesso, quindi vediamo. Allora, quello che stiamo dicendo... quello che stiamo dicendo è che è indispensabile quindi avere un tavolo sul precariato permanente tra CNR e organizzazioni sindacali per affrontare tutte queste situazioni che ho fatto. Prima di tutte le proroghe del tempo determinati, degli assegni di ricerca e dei comodò. Poi i criteri di riscorrimento degli idonei con turnover, perché bisogna essere definiti, perché se no, guardate che le voci che circolano, io non lo so, me l'hanno riportato, ma non l'ho sentito, il Presidente, quello che noi diciamo, scorri gli idonei, no? Che così ti riduci di 270, 80 e 1138, lui ha intenzione di prendere i vincitori degli EC con quei posti lì. Sono so se è vero, quindi non è, no, perché dice bisogna, no, il merito, la cosa, non lo saranno 10 persone, ma quando non lo so, guarda, non lo so, vuole far chiamate nominativo, vuole far chiamate nominativo, no, guarda, siccome sono qui, se tu vai a prestare voci, no, una volta senti quello, un'altra volta senti, cioè, no, voi gli idonei le decidono i direttori di istituto, che lo dico al direttore del dipartimento, vi fanno tutta la, allora guarda, non te puoi sbagliare. Tu ce l'hai 1138, te fa la graduatoria per anzianità, va a vedere quello che è primo, che è anziano, che sta in graduatoria, quell'altro, risolvi questo qui, ma con le cose non te puoi inventare niente, è il direttore che sceglie, no, magari si fa un altro concorso con quel posto lì, no. E allora capito rispetto a tutta questa cosa, questo sistema che uno, le voci tante volte le mandano in giro per lì, per farte sapere oppure non, allora senza ancora appresso a cose vere e non vere, mettiamoci intorno al tavolo, facciamo tutto un, vediamo quali sono i criteri, vediamo tutte le questioni, la programmazione, quello che diciamo all'inizio, io so che non mi tocca oggi ma mi tocca domani, dimmi. Posso? No, a proposito degli strumenti, sì. Io sono uno di quelli critici. Quelli? Critici, che hanno molto paura degli strumenti. Ci sono persone, ad esempio, che hanno 10 anni di anzianità da precario e non hanno potuto partecipare a concorsi. Queste persone che fanno, si vedono passare avanti tutti quelli che magari hanno meno anzianità, però hanno meno anzianità. Allora, se questi posti, questi 209 posti, non sono vincolati al 2017, ma possono essere... Questo si deve vedere, sì. Da quanto ho capito io, da quello che tu mi hai detto, ciò che si rischia è che quelle gradatorie vengano perse, ma non che quei 209 posti vengano persi. Cioè, a partire dal 1 gennaio 2018, quei 209 posti possono essere da subito utilizzati per la stabilizzazione. Se la stabilizzazione è per tutti, allora quei 500 e passa posti che hai previsto per il 2018, perché non possono essere usati fin da subito solo per la stabilizzazione e senza fare, diciamo, la roulette russa degli scorrimenti, in cui è vero che sarai tu a vigilare perché diciamo, i vincitori siano precari storici, ma è pur vero che c'è un guscio dall'altra parte che probabilmente non vorrà questo, ma vorrà prendere chi ha vinto un ERC o chi secondo lui merita di più. Allora, togliamo di mezzo gli scorrimenti e facciamo stabilizzazione in base all'anzianità, non è più semplice. Ah, io sono d'accordo, figurati, solo il problema è che non ce l'hai. Questo io, guarda, lui è graduatore delle stabilizzazioni, ce l'ha tutte. Non è... E io dico, guarda, oggi ho questa situazione. Ma questa sono questioni da vedere, no? Cioè io quello che voglio, non voglio perdere manco mezzo posto. Anche rispetto a dico, scusa, così inizi il processo di stabilizzazione, cioè lanci il sasso e poi vedi come va. Perché se non ci sono i fondi, nonostante tu hai previsto che ci sono fondi anche senza risorse esterne, ce l'hai fatto vedere, poi mi hai detto che l'ente accoglie la vostra richiesta,
per cui con soldi già disponibili dai inizio alla stabilizzazione, perché poi a catena non puoi creare un discriminante tra i lavoratori e tu hai stabilizzato i 209 stabilizzati. Come no, io non accetto che tu mi dici guarda io intanto stabilizzo questo e poi vediamo. No, no, tu mi fai l'accordo complessivo, non esiste proprio. Il 1 gennaio iniziano a entrare 200 persone per stabilizzazione. Procedure, programmazione del servizio comma 1, programmazione concorsi riservati del comma 2 e poi questo che è importante è che dobbiamo fare un accordo complessivo e vincolante, no? Per il triennio, in modo che non sia modificabile con l'avvento dei nuovi governi dell'ente e del paese. Cioè io poi fare un accordo oggi che dico questo nel 2018, questo nel 2019, questo nel 2020, che sia vincolante, perché vi ricordate del 2006 quando c'è stata la prima stabilizzazione? Era stata messa anche nel 2007, si doveva ripetere, che ti spostava di un anno. Poi è arrivato il governo Berlusconi, no? Ha modificato e ha detto invece di fare le stabilizzazioni ti do la riserva dei posti del 40% che non è stata mai utilizzata. Quindi io adesso quello che voglio fare con l'ente è un accordo vincolante che non me lo rimette in discussione. Questo è quello che devo, cioè come obiettivo, perché se no 217 posti o le fai in un modo o in un altro, quindi ce l'hai, no? Non è, se non, se, che non è detto, perché c'è anche un altro rischio. Che dice che non prendo nessuno perché c'ho il buco di bilancio. Quindi le situazioni non è molto variegate rispetto a allora, di fronte a tutto questo scenario, no, è importante che lo sta fuori dal tavolo dove si decidono queste cose. E questa è la cosa, no? Oggi. Quindi la cosa prioritaria è aprire un tavolo, mettere la presidenza intorno al tavolo e poi fare delle cose. Perché i scenari sono degli uno, sembrava che nel giro di pochissimo, entro questo mese già, perché il 217 già lo posso prendere, cioè, poi perché non me li prendi? Non c'hai i soldi per prorogare i precari, no? Allora se tu assumi 200 persone, no? Ti sei libero 200 posti per rinnovare i precari, 12 non c'hai i soldi. Quindi questo non è... Comunque, questo è il quadro complessivo. Noi, l'obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello di essere, no? Di fare stabilizzazione, stabilizzare tutti, nessuno a casa, qualsiasi percorso, qualsiasi strada. Questa è una proposta che noi stiamo facendo, non è che siamo affezionati alla proposta nostra, noi basta che tu mi dici guarda, cancella tutto, butta tutto al cestino, io ristabilizzo tutti, questo, guarda, fai che te pare, lo manda a casa la gente, trasforma. Questo è l'obiettivo e quindi non c'è. Quindi adesso siamo in piazza il 7 novembre con la manifestazione CGL Cisro Will, quindi andremo a chiedere soldi, finanziamenti vincolati e nell'incontro che abbiamo fatto al MIUR c'è la volontà da parte del Ministero a chiedere al MEF soldi vincolati alle stabilizzazioni, perché se no il rischio era te do 100 milioni in più e poi ce li fai qualche altro passo, non so dove, non qualche sede, non è. E quindi su questa è la cosa che dovevo fare, questo qui non è. Ecco, quindi per noi la stabilizzazione deve essere un automatismo, il comma 1, quindi non ci sono altre situazioni. I concorsi riservati e non riserva dei posti per contratti versivi, compresi assegni di ricerca, e quindi abbiamo uno strumento che non avremo più se non lo facciamo adesso legislativo, e quindi siamo impegnati a farlo applicare degli enti, soprattutto a CNR, anche con l'occupazione, perché non è, no, che quando serve, cioè noi abbiamo grossi problemi, non è, guardate, l'abbiamo fatto perché mandavano a casa una persona, siamo andati dentro il consiglio, figurati se dico, se qui salta un'opportunità di questo tipo che non ci avremo mai più. Quindi io penso di aver chiarito, comunque ci sono domande, no, in particolare rispetto a quello che vogliamo portare avanti, no? Non è, prego, domanda. Scusa, stavo rispondendo a lei che mi ha fatto una domanda. Ah, no, scusa. Non finita, era l'ultima. Non ho capito la ragione per cui proponi di fare scorrimenti anche nel 2018, i 78 posti che proponi di scrivere, perché? Perché se non quello perché io il 5 gennaio per gli assegnisti comunitari non è vigente dall'esterno. Questo è come, diciamo,
il mille proroghe non è sicuro, cioè non è sicuro che gli scorrimenti valgano come un concorso esterno. Quindi, allora, se vuoi mettere questo argomento sul tavolo, lo mettiamo. No, ma guarda, guarda, io dico, quasi tutti, io ho detto perché ti dico anche 78 per dire, perché io so che dal primo gennaio posso fare. Ma puoi fare un'altra cosa di un'altra maniera. Come lo fai? La stabilizzazione sul primo gennaio, il primo gennaio, anche se devi mettere a tavolo adesso, dal come primo lo fai? Gennaio, diciamo, fai la stabilizzazione, no, cominciare. Non capisco perché queste 78 risorse sono. Vabbè, ma non è quello, guarda, è bene, se fanno dopo, non si fanno subito. Ma non è quello. Il motivo era perché io portavo subito 300 persone in ruolo. Questo è, e ho 300 risorse per prorogare da dove ho difficoltà a rinnovare i contratti. Ma lo, questo. Ma lo comprendo nel 2017 perché. E te lo sto dicendo 78, posso dire. Nel 2018 ce l'ho, lo posso fare. Non lo voglio fare con lo scorrimento. Non lo fa, aspetta e tieni fermi per altri 6 mesi. Magari si partisse da giugno. Non lo so quali sono i tempi, no? È una proposta, no? Rispetto a dire sto fermo, siccome io voglio stabilizzare il 1138. Questo è l'obiettivo e non voglio perdere manco un posto. Io cerco di mettere tutte le cose sicure che mi portano a quell'obiettivo. Poi non può fare nessuno scorrimento, non fa nessuno scorrimento. Quando lo ristabilizzi? A fine anno 150 persone, ancora non si sa se sul bilancio le rinnovano. 150, se io 217 li faccio subito, mi si liberano i soldi per rinnovare i 150, che oggi se va dentro gli uffici ti dicono tutti di no, io manco te l'ho detto che risponde a Gabrielli o che cosa dice a quelli del concorso rispetto ai 150. Cioè questi che hanno i 2 giorni li devono rinnovare per 2 giorni. Se io libero 217 posti, ho risorse per farlo subito, per rinnovarmi. Ma io ho capito che quando parliamo così in dettaglio, le reazioni sono comprensibili. Io non ho nessuna gradatoria dove scorrere, no? E quindi non sono interessato, questo qui non me ne parla per niente, perché non hanno, ma mica perché è colpa tua, perché non ti hanno fatto il concorso, perché il concorso che hanno fatto era invece di carattere più generale che non stavano guardando qui, per 100.000 motivi che sono giusti. Però dico, ma se l'obiettivo è che io riesco a stabilizzarli con gli scorrimenti, con la tenure track, con i disabili, con quell'altro, con tutto quanto, guarda, cominciamo. Non è. Amerigo, è come dicevi prima, se ci fosse un piano triennale, bravo, scritto, cose sarebbero tutte. Ma lo so, ma perché io dico le fabbricazioni? No? Io quando ho scritto il suo comunicato, che ti dico per fare la sintesi di queste 4 pagine, quello che ci avevo messo, no? E pensavo di aver dato, no, un'indicazione che era per dire guarda, poi c'è un quadro completo, eh? Le reazioni che ci sono state, no, di quello lì perché a sinistra perché fa lo scorrimento, quell'altra no perché io non, il concorso a me mi hanno segnato, non è, quella, quindi sono tutte le situazioni, però, e sono comprensibili, però ti dico, siccome c'è un obiettivo, c'è un percorso, io cerco di portare l'ente su sto percorso, perché se riesco a fare sto piano e riesco a fare un accordo che tu non me lo modifichi, io sto tranquillo, perché risolvo il problema, perché veramente non mando a casa nessuno. Guarda, se noi adesso da qui andiamo sopra, gli andavo a dire, che succede ai 150 che scadono il 31 dicembre? A casa. Che volevano sentire che risposte ci sono? Volevo chiamare Mariano? Mi dicono che non ci sono i fondi. Bravo. Lo dico io. È brava. Hai capito? Sì. Allora, se questo però arriva in maniera ufficiale, sì, però questo significa che dopo 5 minuti vai lì. Si ripeterà anche per chi magari non entra negli scorrimenti fra 3 anni e ti diranno guarda non ci stanno i fondi per a casa, però se la stabilizzazione deve essere per tutti, io non sono d'accordo con te. Cioè. Sono d'accordo con te, che te lo dico, 20 volte ti rispondo, no? Che te devo dire? Non è. Una cosa, pure chi sta sui fondi interni. Comunque è stato portato solo il 31 sì, sì. Tutti. No, no, perché se la dice no, ma sui fondi ordinari, sì, anche i fondi ordinari, sì, fondi ordinari. E poi c'è stato caso fondi ordinari. Quindi adesso c'è il paradosso. E chi si sentiva protetto perché stava sui fondi competenze, ora no, è più protetto quello che sta sui progetti perché almeno dice c'ho i soldi. Esatto. Cioè quindi tu sei riuscito a trovare un sistema dove sono tutti scontenti e tutti in fibrillazione. Questa è la cosa che. E però tutti cominciano a guardare vicino di questo fa prima meglio di me prima di me ma il pubblico è no, ma il problema è proprio questo, no? Di evitare di dividersi, no? Di vedersi uno contro l'altro perché è una guerra tra forze e se si spaccano
non perché questo sia il medesimo all'anno, è per dire l'impegno, un piano, deve essere tutti stabilizzati con queste scadenze, con queste, cioè fare un discorso di questo tipo. Certo, se arrivano i soldi, come dovremmo fare, è come si è impegnato lei. E io vi dico che per esempio, noi abbiamo fatto una riunione tecnica dopo la manifestazione del MIUR, dove il MIUR ha chiesto al MIUR, con l'ufficio del capo di gabinetto, ha chiesto agli enti le situazioni per ogni ente, come sono, come è precariato, non hanno risposto tutti, intanto loro stanno a chiedere, difficilmente ce l'hanno quelli degli enti che non sono vigilati dal MIUR, no? Però per quelli vigilati dal MIUR, adesso li dobbiamo rincontrare, il CNR già gli ha mandato le situazioni, il CNR ha dichiarato che ci aveva 1125 anziché 1138, perché il 1138, perché nel frattempo si vede che hanno vinto concorsi interni, hanno fatto passare di livello con quei concorsi, quindi sono 1125 gli aventi diritto del comma 1 e ci sono 1514 quelli del comma 2, quindi assegnisti e con un comma, quindi con i dati, no, siamo quelli che stanno sul piano di fabbisogno. A che gli servono il ministro? Che poi c'è l'ASI, l'INFN, tutto. Alla fine, no? Quando è tutto completato, e questa è una cosa che sa 15 giorni fa, quindi c'erano alcuni enti che mancavano, in base a questi dati il MIUR, quindi la ministra Ferrieri, è impegnata a chiedere risorse al MEF per fare le stabilizzazioni del comma 1 e comma 2. Perché i soldi che abbiamo visto, come sono scritto sui giornali, non è impegnato in niente. I 1600. Il problema non è impegnato in niente. Cioè, questa è, scusa, ma non è per smontare. No, ma l'ha detto io, mica so di quello che mica io. Io la Ferrari non ce l'ho, e l'incontro ce l'avevamo tutti. No, perché i peggiori nemici nostri, degli enti, stanno al ministero. Vediamola come parliamo. Ho visto che stai sull'altra parte. No, destra. Sono nell'ombra. Io dico questo, l'ho sempre detto, perché conosco le situazioni, alcune situazioni le conosco. Non voglio mettere in dubbio l'utilità del confronto tecnico, per carità, ma continuare. Però dopo la manifestazione del 7, si dovrà capire se il governo, e cioè la ministra Fedeli, fa quello che ha fatto per la scuola, o il governo fa quello che ha fatto per l'università, o i burocrati del MIUR fanno per quello che hanno fatto anche per gli enti pubblici, si capirà. E allora si vedrà se gli enti, vediamo il caso specifico del nostro ente, mettono da parte l'alibi delle risorse e si mettono a confrontare al tavolo sulla proposta che dici tu, non so se è chiaro. Cioè quello è un passaggio fondamentale e su quello tutti i sindacati ci devono dare una mano, compreso Barbagallo e Company, non so se mi spiego. Quello è un passaggio fondamentale, perché secondo il mio parere, ma non voglio fare, questo non toglie niente all'utilità, anzi l'essenzialità di quello che voi detto, perché noi semmai in un secondo momento, a fronte di una risposta negativa, ritiriamo fuori tutta questa strategia, ma quel passaggio lì è fondamentale, non so se è chiaro. Sì, ma ti dicevo l'impegno, però allora, che lì a quel punto lì ci si deve arrivare con la massima forza possibile. Perché secondo me se però oggi a me non va di parlare, a me non va, no ma cioè, tu non devi fare. Sono 1500 precari come minimo. Ma che vogliamo dire? Cioè, lì è MIUR, devi bloccare la cosa, la piazza proprio. Beh, va bene, se pensa. Senza di no, questo non è. Adesso ci accorgiamo, a me non vado a parlare gli altri sindacati, ma ieri sera. Io parlo di tutti, non so. No, tipo, con rispetto, perché gli voglio pure bene. Francesco Sinopoli scrive sul giornale straniero addirittura, bellissimo articolo, e dice 10 miliardi che vengono dati al sud per le imprese, letteralmente, citiamo la ricerca, cioè si accorgono ora, dopo che noi abbiamo detto da 8-9 mesi, qual è la strategia del MIUR, perché il MIUR Confindustria a casa, casa propria. Io capisco che dico delle cose un po' così, no, ma queste cose io l'ho detto, no, ma basta dare
cambio come posizione. Ha fatto tu i conti, basta dare il 3% della UI. Il 3% di quello che dà l'industria privata. Devono dirle queste cose in maniera forte, cioè riprendo quello che diceva. Devono dirle in maniera, devono parlare anche di noi. Ieri leggevo che il Fucillo all'assemblea ha detto finalmente, non ha citato la scuola, ma ha citato gli enti pubblici di ricerca, c'è un piccolo passo in avanti, però questo Pio Pio va un attimino in questi giorni, l'ha forzato, perché noi andiamo a un momento decisivo, solo quello, a quel punto se, voglio dire, viene qualcosa su quel fronte sarà benvenuto, cadrà l'alibi. Se non viene niente si va alla strategia che dici tu, cioè devono comunque aprire un tavolo e dispiegare tutte le risorse. Questo mi pare, perché Mario, ma io non ci vado più al tavolo del confronto, però l'ultima volta che sono venuto con te la situazione del CDP in genere è addirittura, voglio dire, drammatica, cioè, questo è il parolo. Sì, comunque l'impegno di Mancini, che era quello che guidava la delegazione quando ci ha ricevuto quel giorno al Ministero, eravamo 300.000, ma poi ci vuole bene, prima voleva fare lo stato giuridico dei ricercatori, lui l'impegno suo è stato quello di dire, vediamo, facciamo il censimento di quanti sono degli enti per dire poi alla ministra quanti soldi chiedere al MEF per fare questa operazione, e questo patto di incontri tecnici per dargli questi elementi. Sì, ma prima ci sono le risorse, poi gli incontri tecnici, secondo me. Le risorse per sapere quanto è il voto tecnico, un alibi per andare a dare una richiesta. Cioè, Claudio. No, ti prevedo, se un accordo triennale di stabilizzazione verrebbe pure in caso di commissariamento. Andrebbe comunque, quindi quello è l'obiettivo importante, superare qualsiasi forma di esperienza. Se arriva davvero il commissariamento sul bilancio ci mandano tutti a casa. Bene, grazie, possiamo chiudere, tanto questo è YouTube e non è... oggi abbiamo un nuovo operatore.